Salve a tutti, ragazzi, essere Cristiano che parla, come potete notare oggi sorridente, ovviamente, di che parliamo? Roma-Spezia 4-3, Roma che con una doppietta di Borja Mayoral, un gol di Karsdorp e un gol di Pellegrini porta a casa questa partita importantissima. Perché dico importantissima? Perché alla Roma serviva una vittoria, anzi quella che abbiamo visto durante i 90 minuti sembrava un copione già scritto, una Roma che attacca tanto, che si fa gol praticamente da sola, al 90esimo arriva il pareggio, Fonseca esonerato, squadra sotto accusa, eccetera eccetera, ma arriva provvidenziale all'ultimo minuto dell'ultimo minuto di recupero il gol di Lorenzo Pellegrini da gran capitano. Si carica la squadra sulle spalle, gioca una partita stupenda oltre il gol ovviamente, e la Roma guadagna 3 punti importantissimi. Perché importantissimi? Perché con senno di poi vediamo che il Milan perde, l'Inter pareggia, il Napoli dietro arranca, la Lazio vince a stento, insomma una Roma che comunque sia guadagna punti di nuovo. Adesso ci sono sempre 4 punti dall'Inter. La Roma c'è, la Roma può arrivare a fine anno facendo dei risultati importanti. Quello che manca è coesione di gruppo, è riuscire, si spera finalmente, a portare a casa dei punti negli scontri diretti. Tutto questo dipenderà dalla Roma. Ovviamente non è tutto rose e fiori, perché? Perché tu sì, hai vinto 4-3, ma con lo Spezia, insomma, non c'è tanto da vantarci, però si è contenti uguale, perché è una partita, io non esultavo così al gol di Pellegrini come non mi capitava da tanto, che comunque è stata una vittoria sofferta che ha dato un'idea di squadra. Della partita in sé ci sono degli spunti interessanti. Punto numero uno, Borja Mayoral, che con un'altra doppietta si conferma comunque in forma. Il giocatore ha dei limiti, questo l'ho sempre detto, si è visto tantissimo nella partita con lo Spezia di Coppa Italia, anche in realtà in quella di campionato, perché noi vediamo sì un giocatore che fa gol, ma per arrivare a fare quel gol ha bisogno davvero di tanti tentativi. Però alla fine quello che conta è il nome nella lista dei marcatori. C'è il gol di Karsdorp, che secondo me è fondamentale per la crescita di questo ragazzo, che da inizio anno potenzialmente è uno dei giocatori della Roma che è cresciuto proprio di più, da essere l'ultima delle riserve a essere un titolare importantissimo che gioca bene e che aiuta la squadra. Altro dato importante, finalmente il ritorno in condizione di Spinazzola, che è mancato tantissimo a partire dall'Inter, con la Lazio, con lo Spezia in Coppa Italia. Oggi abbiamo visto finalmente uno Spinazzola che sulla sua fascia di competenza fa quello che vuole. Note negative? Carles Perez, questo giocatore ormai con sembrerebbe l'arrivo ufficiale, io non parlo perché anche nella scorsa stagione sessione di calciomercato sembrava già fatto, con il probabile ritorno di Al-Sharawi, viste le prestazioni che sta mettendo in campo lo spagnolo, il campo lo vede col cazzo, detto proprio molto direttamente. Ora la Roma che cos'è che deve fare? Deve ritrovare unità, deve ritornare a essere quello che sa essere, con un qualcosa in più, cercando di risanare le fratture di spogliatoio, in particolare quella tra mister ed Dzeko, perché io già leggevo per esempio che per la prossima partita Dzeko potrebbe di nuovo non scendere in campo, che siano per gli stessi screzi, che sia per altri motivi, questo non lo sappiamo, comunque il dato di fatto è quello lì. Voglio fare di nuovo una nota di merito, una nota di plauso all'allenatore dello Spezia, perché è una squadra che gioca bene, propone un calcio offensivo che pressa altissimo, con degli interpreti ovviamente non di caratura altissima, ma metto in campo un gioco che sinceramente a me piace tantissimo. Se un giorno, tra 5-6 anni, questo allenatore italiano dello Spezia dovesse continuare in questa maniera questa sua carriera, io sarei felice di vederlo sulla panchina della Roma, perché riesce a dare un gioco che secondo me è bellissimo alla sua squadra. Che altro dire? Ancora un Villar in grandissimo spolvero, che tra l'altro al gol di Pellegrini picchia fisicamente i supporti dalla panchina, quindi ciò dimostra che è un giocatore che ci tiene a questa squadra. Bella l'esultanza dei ragazzi in tribuna, tra cui Dzeko, Calafiori in particolare, che si è visto, poi non so se si sente, però tipo sta tirando, non lo so, un vento cosmico a 600 km/h, però vabbè, un Calafiori che in tribuna esulta
da tifoso qual è? Continuiamo così perché questa può essere la strada giusta per ridare un senso a questa stagione. Servono degli innesti, si parla già appunto, come già dicevo prima, di Shaarawy, questo Reynolds, un terzino proveniente dall'America, ma non l'ho mai visto giocare, non essendo io conoscitore di calcio americano, quindi non so quanto effettivamente possa essere capace. Serve comunque sia un portiere. A questo punto mi verrebbe quasi da dire un altro innesto in difesa, visto quello che abbiamo potuto vedere durante questa partita, in cui dei tre gol dello Spezia, due li ha fatti la Roma praticamente, tolto il liscio clamoroso di Smalling al 90°, anche il primo gol dello Spezia, insomma, la difesa ha le sue colpe. Speriamo di continuare bene. E che altro dire? Io come sempre vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e abbasso Lazio.